Ok, prendiamo ancora qualche minuto e poi diamo inizio al webinar per inaugurare il settore industriale e presentare il Madrid 200. Vi chiedo la cortesia di verificare insieme a me se potete vedere il video e se avete anche la possibilità di sentirmi. Troverete in basso a sinistra, sotto la schermata principale, la videata principale, un'area con scritto conversazione. Potete scrivere lì se è tutto ok, l'audio è tutto ok. Leggo già di Luca che mi dà il buongiorno e Antonio mi conferma. Ok, vi ringrazio. Oggi abbiamo anche un ospite speciale, che è Bart, responsabile dello sviluppo del settore industriale in Europa, direttamente da DJI in Germania. Hi Bart, Hello. welcome to this webinar here today. Thank you. Can you hear me okay? Yes, we can hear you, and I think also our guests can hear you. And we can start with the presentation, and I leave the word to part of the introduction. See you later. Yeah, so thank you. So my name is Bart van der Voort. I work for DJI, based in actually in Amsterdam, but we also have a big office in Frankfurt for Europe. So first of all, I want to thank Flavio and everybody at Hobby Hobby for organizing this. I think it's great that we're doing that so that we can inform people about our products. And I will tell you a little bit more about DJI, where we are going as a company, and what we are doing, like recently the developments. Specifically for enterprise. So as you all know, or maybe don't, but first our company was founded based on a flight controller. That was the first thing that our owner, who's still the owner of the company, Frank Wang, did was he built a flight controller. That's where it all started 10 years ago. And we started creating drones, and they were great for taking photos. So doing that, the biggest involvement for our company was in the creative industry. And it has been for a very long time, until only maybe half a year ago, 1 year ago, let's say, it started coming, was that drones were being used more and more, our drones, for enterprise applications. So we changed a little bit the direction of the company, and we decided to do more for enterprise work. So today we have already a number of drones, such as the M600, which you can see on the photo normally, which can have a variety of sensors, but also the Agras, who is a spraying drone. Even the Phantom 4 Pro is used a lot for mapping. But now recently we launched the M200, and that's what we want to talk about today. It's the first time that we have really a platform that's incredibly versatile to do a variety of work. We will tell more about that later, but I hope that you will join with us in this great sort of a product that hopefully will enable a lot of different industries to do the work they want. So at DJI, we have identified five verticals that we consider the main sort of applications for the M200 and for industrial use. The first would be the energy sector, then there would be infrastructure, then there is emergency services, the creative industry, as we had in the beginning, and agriculture. Those are the five industries that the DJI is focusing on, and hopefully we'll see growth in all these industries, and maybe there will be others coming in the future. Let me just check here 1 second. I have to. You want to send Sorry. the video? No, just checking. So
How far, at which point do we have the video? Just checking here. Okay. And the video, I have to plug it in separately. Okay, all right. If you want, I can start it. Yeah, so I think that this is the main thing. So I'll hold off for the presentation. I think we will present the actual elements of the M200 will be done in Italian. But I will be in the background. So if people have specific questions for DJI, for us as a company, then I'm happy to answer those after the presentation. I'll be here, and I can also give my contact information if that's necessary. So yeah, so I think we can start the video and have a look what the M200 looks like. Okay, thank you, Bart. I will translate a little bit for those ones that has not understood yet. Bart ha introdotto quello che è il settore industriale, che è il nuovo settore che si sta sviluppando per DJI, facendovi vedere quello che era il Matrice 600, quindi una flight controller, una piattaforma per il trasporto di sensori, centraline, e già avete visto degli esempi sul suo utilizzo, per esempio il firefighting nella slide precedente, oppure la ricerca e soccorso. Ok, è però stata fatta un'analisi di mercato, per cui si è visto che c'erano degli elementi comuni, ok, e più salienti, che dovevano essere sviluppati. Si è perciò arrivati a vedere e a strutturare il Matrice 200, che vedremo tra poco. Bart ci augura un buon proseguimento, sarà con noi anche alla fine della presentazione per domande e risposte, e adesso vi facciamo vedere un video specifico sul Matrice 200. Un secondo ve lo faccio partire. Buona visione. Introducing the Matrice 200 series, DJI's most rugged, reliable, and versatile commercial aircraft to date. Forged by the hands of our top drone engineers, it wields an array of functionality for enterprise users who demand tools that exceed expectations. A newly designed dual battery power system supports a 32 minutes of flight for maximum airtime with a single gimbal. State-of-the-art aerial imaging is yours for the taking through native support of DJI's industry-standard gimbal technology. Loaded up with the Zenmuse X4S, X5S, Z30 zoom camera, or the XT thermal imaging platform. With an onboard FPV camera, pilots have a real-time view in front of the aircraft to navigate confidently through complex environments. When it comes to gathering critical intel, two eyes in the sky is better than one. The Matrice 210 gives you the power of mounting two gimbals at once. Maximize efficiency by flying two cameras side by side for capturing different types of image data at the same time. You can now mount a camera on top of the aircraft for inspecting vital infrastructure in all those hard-to-reach places. For rough weather, we've added IP43 ingress protection that shields your aircraft from the elements. The M200 was born to traverse rugged terrain thanks to its compact, foldable design. So you're hitting the sky within minutes of arriving on site. Two batteries provide power redundancy that ensures reliable operation in a wide range of environments, and a self-heating function keeps them operating even in sub-zero temperatures. With DJI's flight autonomy system, most concerns about safety and reliability are a thing of the past. An upward-facing time-of-flight laser sensor recognizes objects above the aircraft. Stereo vision systems detect obstacles down below and in front of the aircraft. The M200's ability to sense and avoid obstacles makes close proximity inspections faster, easier, and safer. With the Matrice 210 RTK, your aircraft gains centimeter-level positioning accuracy, thanks to DJI's DRTK GNSS high-precision GPS technology. DRTK also boasts resistance to magnetic interference for commercial flight missions near large metal structures and electromagnetic fields.
the DJI Matrice 200 series. High-performance aircraft with the reliability and versatility fit for any mission, no matter how tough. Bene. Il video è stato molto ampio e ha introdotto un sacco di argomenti che vedremo di nuovo insieme. Come ha introdotto anche Bart, finora il settore industriale era stato principalmente occupato dal Matrice 600, che è una piattaforma molto versatile, permette di installare diversi payload, di avere una elevata capacità di carico e già prevede al suo interno, nella sua struttura, dei sistemi tecnologici molto avanzati, come per esempio la ridondanza dei sensori. Pensate, ecco qui nella foto potete vedere il Matrice 600 Pro con una tripla IMU, un triplo ricevitore GPS, oppure è possibile vederlo anche nella configurazione con l'RTK GNSS, quindi per una precisione molto più elevata e anche una schermatura da eventuali interferenze esterne. Veniva anche finora utilizzato per i più disparati ambiti industriali, tuttavia si è notato che le sensoristiche e soprattutto la praticità cominciano a diventare molto importanti, soprattutto per questo tipo di utilizzi industriali. Il Matrice 600 comunque rimane un'ottima macchina per il settore industriale, soprattutto per il trasporto di quei payload molto pesanti. Quindi per esempio nel settore della cinematografia potete vedere come per esempio il Matrice 600 con Ronin MX continua ad essere molto utilizzato e soprattutto utilizzato perché col suo payload di 9 kg difficilmente può essere sostituito. Per esempio può portare anche in altri ambiti dei laser scanner molto pesanti. Okay. Tuttavia, in base a delle analisi di mercato e delle analisi fatte con delle aziende che utilizzano i droni appunto in questo settore industriale, si è arrivati al punto di sviluppare un drone come il Matrice 200. Matrice 200 che ha delle caratteristiche peculiari, è durevole, nel senso che è resistente, riesce a adattarsi bene all'ambiente in cui si trova, può essere un ambiente umido, può essere un ambiente polveroso, è intelligente nel senso che deve possedere all'interno delle funzioni di volo avanzato che possono assistere il pilota e l'operatore, che potrebbe anche essere un tecnico nelle sue missioni. Deve essere inoltre versatile. Versatile, come vedremo più avanti, nell'intercambiabilità dei payload e soprattutto nella capacità di trasportarlo. Iniziamo dall'aspetto della durevolezza, della durabilità del Matrice 200. La caratteristica del Matrice 200, una delle principali, è che, per esempio, a differenza del Matrice 600, ha una struttura chiusa. È classificata IP43, quindi vuol dire che può resistere non solo a dei corpi estranei come la polvere o dei piccoli detriti che non riescono a entrare e ad intaccare la centralina, l'elettronica, ma resiste anche, come potete vedere dalle immagini, all'umidità e a degli schizzi d'acqua, propriamente, che potrebbe anche essere la pioggia, volendo. È dotato di una doppia IMU, quindi qui abbiamo ancora la ridondanza del sistema di controllo. La IMU, per chi non lo sapesse, è il cuore del drone, ossia l'insieme dei sensori che permettono al multirotore di capire come è posizionato nello spazio, se per esempio è inclinato in avanti oppure si sta muovendo in avanti. È dotato anche di un triplo barometro. Questa è una delle prime volte in cui si vede la ridondanza del barometro. Barometro è fondamentale per misurare l'altezza del drone da terra. Ne hanno inseriti tre per un problema, per una questione di sicurezza ovviamente, ma anche perché in ambienti umidi, per esempio, molto caldi, il barometro è uno dei sensori più soggetti agli ambienti esterni. Per esempio, per chi ha utilizzato la NASA V2, per esempio, quindi una centralina un po' attempata ormai, sapeva che se esposta al sole poteva leggere dei valori sbagliati del barometro, tant'è che si preferiva coprirla o magari anche mettere un nastro di termoisolante per coprirla. La doppia frequenza è relativa al controllo e alla ricezione dei dati a terra. Quindi avrete il 2G4 e il 5G8, due bande tra le quali il Matrice 200 sarà in grado automaticamente di passare, in base ovviamente alla distanza a cui si arriva
e alle interferenze esterne. Batterie ridondanti, questo è un argomento che già era stato introdotto con la matrice 600, nelle quali però era più complesso il sistema, quelli erano due sistemi di batterie. Quindi le batterie sono a tutti gli effetti ridondanti, tant'è che entro certi limiti potete anche utilizzare delle batterie con diversi livelli di carica su matrice 200. Matrice 200 che può montare due batterie in parallelo, garantendo fino a 38 minuti di volo o anche qualcosa in più o qualcosa in meno in base al tipo di payload che viene trasportato. È un drone intelligente nel senso che è dotato di funzioni di volo avanzate. In particolare, sempre dal punto di vista dell'hardware, il software lo vedremo a breve, è dotato di sensori ottici frontali che sono in grado di assicurare la separazione, si chiama così, del matrice 200 da eventuali ostacoli frontali, di avvisare il pilota se è presente un ostacolo, oppure di bloccare il matrice 200 se vogliamo che sia un comportamento automatico. Sono in grado anche di assistere il matrice nel posizionamento, okay? Quindi assiste anche quella serie di sensori come IMU e barometro che si occupano di insegnarlo sulla sua posizione. Abbiamo anche una camera FPV frontale dedicata al pilota che gli permette di vedere bene e chiaramente cosa ha davanti a sé. Questo è fondamentale durante le manovre di volo, in cui, lo sapete meglio di me o lo sa magari chi ha lavorato con, per esempio, con gli Spire o con droni che hanno la gimbal indipendente, può essere un problema quando si va a alte distanze perché il pilota non riesce più a capire, magari, vedendo le immagini del secondo operatore, come si è orientato il drone. Invece con la camera FPV ha il completo controllo e può anche non interessarsi di quello che sta facendo il secondo operatore nell'orientare la camera. Quindi possiamo vedere più nel dettaglio. Mi aiuto un attimo con il cursore. Questi sono i sensori ottici per il sistema anticollisione, mentre questa è la camera FPV stabilizzata su due assi. Quindi vuol dire che le inclinazioni del drone possono essere assorbite nei movimenti. I sensori non si esauriscono qui. Il matrice 200 è dotato di un vision positioning system inferiore, che avete sicuramente visto anche in droni come il Phantom 4 Pro o già il Phantom 3, aveva un sistema che però non era così potenziato. È strutturato da una coppia di sonar capaci di misurare la distanza. Scusate, questo è stato un pop-up. È in grado di misurare la distanza del terreno inferiore dal matrice 200 e assisterlo quindi nel posizionamento, e dei sensori ottici, anche qui, che riescono a permettere al drone di mantenere la posizione. Sono dei sensori più evoluti rispetto a quelli dei droni precedenti o dei droni della fascia consumer e possono arrivare a una distanza di 10 metri di lettura e posizionamento. Li abbiamo anche nella parte superiore del matrice 200, un sensore a infrarossi che gli permette di percepire la distanza da un oggetto, da un soffitto per esempio, fino a 5 metri di distanza. Questi sensori sono fondamentali per tutta quella serie di operazioni o impieghi che prevedono degli stringenti limiti spaziali. Qui lo possiamo vedere in questa immagine, per esempio, una ripresa, un'analisi strutturale fatta sotto un viadotto. Oppure potrebbe essere anche un silos volendo, oltre alla configurazione del gimbal che vedremo tra poco. Comunque, questi sensori mi permettono di mantenere una distanza di sicurezza o di sapere con più precisione la distanza che ho dagli ostacoli per gestire le manovre. Passiamo a vedere delle funzioni di volo e di controllo. Abbiamo per esempio una nuova applicazione per il controllo che si chiama DJI Pilot, e contiene al suo interno tutta una serie di funzioni dedicate per il settore industriale e le attività di volo tecniche. Vedete anche dalla videata, anche se è un sample, è un po' più spoglia rispetto a chi si occupa per esempio di fare un volo o delle riprese per divertimento. Okay? Ci sono dei dati diversi, c'è cioè per esempio la posizione del drone, l'orientamento, quello che riesce a vedere il sensore, okay? Dei dati per esempio sulle interferenze o sull'area che devo sorvolare, se per esempio ho fissato dei waypoint, okay, o dei punti di rientro particolari.
Se ci sono per esempio delle interferenze, mi viene notificato dalla DJI Pilot e ci sono ovviamente delle funzioni di volo intelligenti che sono sempre utili, per esempio una potrebbe essere il point of interest, quindi la capacità del Matrice 200 di ruotare intorno a un punto automaticamente, oppure di eseguire per esempio l'active track nelle operazioni di ricerca e soccorso in cui magari l'operatore si occupa principalmente di cercare la persona da soccorrere con la telecamera, mentre il drone in automatico lo segue e con i sensori anticollisione riesce anche a evitare eventuali ostacoli. Abbiamo poi una DJI Flight Hub. Questa è una piattaforma di gestione e di sviluppo che permette di in particolare di trasferire le immagini video e i dati dei sensori direttamente a una base, per esempio, che è una ground station, che può essere anche lontana dagli operatori, tramite per esempio la rete 4G. Questo per fare un esempio, immaginate il tecnico che deve analizzare un traliccio dell'alta tensione. Con un drone normale dovrebbe effettuare la ripresa, portare i dati al laboratorio e scoprire magari che le immagini non sono esaurienti, è costretto a tornare lì una seconda volta o una terza volta, o a maggior ragione portare con sé l'ingegnere o il responsabile delle analisi. In questo modo, invece, tramite la Flight Hub ha la possibilità di inviare direttamente al laboratorio i dati in tempo reale e soprattutto dà la possibilità a chi riceve di controllare il movimento della camera. Andiamo a vedere poi la versatilità, che è un argomento molto importante, un tema molto importante, sia per le dimensioni del Matrice 200, che con i suoi 25 pollici di diametro risulta un drone, lo avete visto anche dal video, molto compatto, ha una capacità di carico molto alta, può avere un massimo peso al decollo fino a 6 kg, quindi vuol dire che per lui sono riservati dai 2 ai 3 kg di payload, e può avere diverse configurazioni del gimbal. Ovviamente relativamente a delle gimbal DJI, possiamo avere una singola gimbal inferiore che può essere per esempio una Z30 per lo zoom, una X5S invece per delle, quindi una sensoristica RGB, ok, ottica. Possiamo avere un doppio gimbal inferiore che lavorano simultaneamente, possono essere anche controllate indipendentemente dal secondo operatore. Possiamo infine avere una gimbal superiore. Abbiamo fatto prima l'esempio dell'analisi di un viadotto ed è fondamentale questo, in quanto io ho tutto il range dell'escursione della gimbal che mi permette appunto di vedere dal basso, anche mantenendomi a distanza perché potrei installare la 030 proprio per questo, analizzare per esempio la parte inferiore del viadotto, una struttura, oppure una campata, per esempio. Ho fatto prima l'esempio del silos, non è necessario quindi avvicinarsi troppo verso il rooftop, ok, il soffitto. Posso anche installare una termocamera volendo per analizzare per esempio delle tubature poste molto in alto, ok? Quali sono le camere disponibili? Abbiamo quindi un sensore termico per la serie Zen Music XT in più formati, 640x512 oppure 312 di risoluzione. Hanno una sensibilità fino a 50 millikelvin e possono avere un refresh che va dai 9 Hz ai 30 Hz, quindi il refresh, per chi non lo sapesse, è con quanta frequenza aggiorna il fotogramma, perché una telecamera termica quello che fa in linea di massima, come anche una fotocamera che scatta che registra dei video, è fare tante foto e inviarle a terra. Con 30 Hz avete un'immagine fluida, ma quella diciamo è più indirizzata a chi ha bisogno di avere delle immagini in tempo reale, quindi per esempio per chi si occupa di antincendio oppure di ricerca e soccorso. Già per esempio chi deve analizzare delle strutture industriali, che ha diciamo un po' più di calma, può anche orientarsi su una 9 Hz. Il formato poi dipende ovviamente dalla qualità delle immagini che si ha bisogno di ricevere, e le focali invece sono fisse, devono essere scelte al momento dell'ordine. E possono essere da, per esempio, 9 mm, per esempio 11 mm. Quello poi dipende, per esempio, per chi fa fotogrammetria o chi se ne intende di ottiche, dalla distanza a cui devo pormi
con il drone dal soggetto e da anche il campo visivo che devo avere. Abbiamo un sensore ottico con zoom fino a 30x, c'è anche un 6x di zoom digitale. Questa è la Z30, una camera molto versatile, molto utile non solo per delle analisi ottiche di strutture, ma anche può essere abbinata insieme alla Termica XT per l'analisi, per esempio, delle guaine isolanti dei tralicci dell'alta tensione, per esempio. Ok? Perché mi permette cosa? Mi permette di rimanere lontano dalla fonte di interferenza. Continuando per i sensori RGB, quindi ad immagini, abbiamo poi le camere X4S con 20 megapixel di risoluzione e la possibilità di registrare e girare video fino in 4K, la possibilità di gestire anche il fuoco con un minimo di 50 centimetri fino all'infinito, e se ho delle esigenze diverse, soprattutto per quello che riguarda le ottiche, quindi poter gestire un campo visivo o una luminosità diversa, posso scegliere la X5S che mi permette appunto di cambiare degli obiettivi, sempre mantenendo 20 megapixel di risoluzione e fino a 4K o cinema 4K per la registrazione nei formati H264 o H265. Andiamo a vedere le caratteristiche un po' più pratiche. Quindi il peso, l'autonomia di volo e la compatibilità. Vi dicevo prima che il payload del Matrice 200 può arrivare fino a 2 kg. I payload che possono essere ovviamente le camere DJI di cui vi ho parlato prima. Ma c'è anche la possibilità, tramite per esempio le porte di espansione o la power port che vedete nell'immagine, di collegare dei sensori esterni. Di questo poi verrà parlato. Anzi, verrà descritto più avanti nelle settimane quando DJI ci fornirà qualcosa in più sulle informazioni per la compatibilità. Ma per esempio potrebbe essere un sistema LIDAR, ok? 2 kg di payload, quindi la possibilità di trasportare tranquillamente anche 2 camere, per esempio una Z30 e un X5S che sono pesanti, arrivando fino a 27 minuti di volo a pieno carico oppure a 38 minuti di volo a vuoto carico. OpenSDK vi dà la possibilità di sviluppare modalità di volo oppure delle funzioni di gestione dedicate per i vostri scopi. Queste applicazioni poi dovrebbero essere inviate a DJI che si occupa di implementarle sul sistema per voi. Questo ha lo scopo di garantire la stabilità del sistema. Okay? Un po' come fa Apple per le applicazioni che ha bisogno di esaminarle anticipatamente prima di distribuirle, DJI prevederà di o sviluppare insieme a voi delle applicazioni specifiche, oppure, se sarete d'accordo, di renderle dist e distribuirle anche agli altri utilizzatori. Il DJI AirSense è una grande novità che sarà introdotta con il Matrice 200, in quanto, per chi lo conoscesse, è la capacità del Matrice 200 di percepire la posizione degli altri velivoli. Ok? Per quei velivoli che hanno un trasmettitore, scusate, ADS-B, che è simile a un trasponder, okay? Per chi lo conoscesse, è più compatto, ha delle prestazioni molto più elevate, però è un prodotto abbastanza nuovo, quindi l'aviazione lo sta utilizzando piano piano. Il Matrice 200 ha la capacità di ricevere questo segnale e quindi di segnalarvi se per esempio sta entrando nella vostra area operativa o si sta avvicinando quello che può essere un elicottero o un aereo VDS. Ok? È molto utile questo. Abbiamo quindi 3 versioni. Il Matrice 200, che ha la possibilità di montare solo la gimbal inferiore, può essere comunque 030 X5S, però solo una e solo sotto. Non possiede il kit RTK e non è possibile installarlo. Il Matrice 210 invece ha la possibilità di installare una gimbal inferiore, come il Matrice 200, 2 gimbal inferiori oppure una gimbal superiore. Ha inoltre la possibilità di essere upgradato alla versione RTK.
Oppure, per chi lo desidera, è disponibile già la versione con matrice 210 RTK. RTK GNSS conferisce alla matrice 200 la capacità di mantenere la posizione con una precisione al centimetro. Questo è fondamentale se, per esempio, è necessario mantenere il drone a debita distanza da un ostacolo, una struttura, ma soprattutto è importante per chi deve georeferenziare le proprie immagini e ha bisogno di un'elevata precisione, soprattutto se deve essere ricostruita poi da un software di rielaborazione. Il kit RTK che conferisce anche al Matrice 200 una maggiore resistenza alle interferenze esterne. Abbiamo visto prima degli impieghi, ok? Tra i tiri sparati e possono essere, per esempio, può essere la ricerca e soccorso, per esempio. I cinque argomenti principali, quei cinque settori industriali di cui accennava Bart poco fa. Può essere, per esempio, l'ispezione di strutture. Ok, qui per esempio i tralicci che sono la fonte di interferenza più intensa. Abbiamo, per esempio, l'ispezione di strutture eoliche, dove ci sono delle forti turbolenze. Ok, anche tutta la struttura metallica può creare delle interferenze. Qui per esempio l'utilizzo anche di una 030 o di un X5S può essere ideale. Qui per esempio è stato richiesto per l'analisi, come vi dicevo, dei materiali isolanti e quindi di un'analisi anche termica. Può essere fatta per l'agricoltura, ok? Quindi per l'analisi dell'assorbimento oppure per delle riprese di fotogrammetria, quindi la ricostruzione poi degli ambienti, cosa che può essere anche fatta nelle attività di movimento terra. Questo viene fatto molto spesso, ok? Una ricostruzione 3D dell'area per poi poter calcolare tramite software il movimento terra che è stato fatto. Questi sono solo alcuni degli impieghi, ma sono gli argomenti principali, ok? In base agli studi che sono stati fatti, sono i settori che più richiedono un drone del genere, quindi ricerca e soccorso, analisi di infrastrutture, monitoraggio ambientale, mappatura, come vi dicevo poco fa, anche educazione, per esempio, dato che ha la possibilità di inviare a una base, a una ground station, i dati in tempo reale, può essere utilizzato anche per l'educazione, ma non solo l'educazione scolastica, l'educazione tecnica proprio, ok? Non necessariamente dover portare i propri tecnici, i propri dipendenti sul sito, ma poterlo fare in sicurezza a distanza, con tutti i sussidi didattici di conseguenza. Io qui concludo temporaneamente la presentazione del Matrice 200 e adesso insieme a Bart vorremmo rispondere alle eventuali domande che credo ne abbiate molte. Hi Bart. Hey, thank you, Alessandro. That was good. I managed to practice my Italian a little bit. So there was a question I saw on 30 Hz cameras, thermal cameras. You can buy that in Italy. You can buy them with Hobby Hobby, for example. The only thing that is required as an end user is that you need to provide your contact details. And the reason why you're going to use the 30 Hz cameras, you need to provide that to the reseller, such like Hobby Hobby. So that's important because that information is required for the US government because there are some export restrictions on a 30 Hz camera. But it's not illegal, it's legal, you can buy it, provided that you meet certain conditions. Ok, may I translate just a Sure, moment? of course, yeah. Ok, Bart ha confermato per la domanda che è stata fatta sulla legalità e sulla disponibilità della Zenmusic Sea 30 Hz. È possibile ordinarla in Italia, i responsabili per l'ordinativo siamo noi, la società Hobby Hobby. Sì, 30 Hz, ok. Però deve essere richiesta espressamente perché a causa di requisiti e normative internazionali è necessario avere un controllo della distribuzione, quindi viene ordinata e prodotta solo su richiesta. Ok, Bart, thank you. Okay,
I can see a few questions. There's a question to have RTK coordinates. I must keep photo with GS Pro and not with Pix4, for example. I'm not entirely sure what that means, but basically, with the M200 RTK, the information from the RTK should be stored in the photos. So in the data, it will be part of it. So you do not have to do post sort of correction using a ground control point. If that answers the question. Okay. Ha detto, Bart ha detto che le informazioni sul posizionamento sono archiviate nell'immagine. Ok, quindi non necessariamente ha bisogno della Ground Station Pro di PIX4D. Ok. For the price, you have to ask that to Alessandro and Flavio. That's not with me. For price and availability. Yes, well, availability, I can tell you the availability will be late summer, more like July, August, I would say. Okay. So not immediately yet. Okay, per maggiori informazioni su prezzi o disponibilità, potete scrivere un'email a info@obiobi.it. Yeah. Vi scrivo adesso nella sezione conversazione l'indirizzo così potete trovarlo. Hobby has placed pre-orders already, so they will get some of the first units. So I think it's best for Italy, and you have to check with them if you want to get one of the first units. Okay, that's nice. Ok, altre domande? For this, there's another question there, but can you maybe translate? Yes. You mean the last one? The ClearView Pro. ClearView, okay. I have a ClearView Pro 640R mounted on another drone. How can I mount it and use it with my Matrice 200? I mean, you can mount it on a Matrice 200, you can have a payload of 2 kilograms, but it's not, there's no gimbal sort of configuration that will work. I mean, it's not integrated. The Zen Music T that we sell is a product that was developed together with FLIR, and that is fully integrated. But if you want to attach a FLIRView Pro, you can do that. It's just not going to have an integration with the application. Ok, faceva notare Bart che la FLIRView, cioè la semplice sensore, non ha una gimbal integrata, è comunque funzione DJI e FLIR. Per quella ovviamente ci sono tutta una serie di controlli e gestione dei parametri, ovviamente con la serie del Music Stick, che può essere fatta e magari non può essere fatta con la FLIRView. Comunque, come vi dicevo, tramite le porte di espansione sarà possibile più avanti integrare altri sensori, però attualmente non possiamo dare altre informazioni. Ok. And for the command remote controller. For the RTK question, I think yes to the answer, but the software is still being developed. So I would need some more clarification on the precise question, what exactly is that you need, because it's not entirely clear for me. So for that RTK question, maybe rephrase that a little bit, or because I'm not sure what the relation is in the question with the GS Pro. C'è un adattatore per la Zen Music T, c'è vedori. Adattatore per la Zen Music T deve essere immesso. Guarda la Zen Music T. Per Loris, scusa, non ho capito la domanda. C'è un adattatore per la Zen Music T che vede essere rimasto uguale, non è che sia uguale. Adesso non so nel dettaglio come sarà l'adattatore, però la Zen Music T è sempre la stessa, quindi sicuramente nella confezione del Matrice 200 ci sarà la possibilità di innestarlo. Loris was asking if the mount for Zen Music T is the same of Inspire 1 series. So, okay, I have to clarify this. So the Zenmuse XT today is compatible with the Inspire 1
with the M100, M600 Pro, and the M200 also, but there is a difference with the connector. So the Zenmi 6T is still on the old connector, the Inspire 1 connector, and the M200 is the same connector as the Inspire 2. So you need an adapter. You need an adapter to connect your old Zenmuse XT with the M200. And this adapter will also be for sale at Hobby Hobby, but you cannot get that today. Another thing is that if you bought your Zenmuse XT before April 2017, then you need to send it back to Hobby Hobby or to the service center from DJI, because they have to make a change on one of the print plates to make it compatible with the new platforms. Maybe you can translate a little bit, Alessandro? Yes. Ok, Bart diceva che per Zenmi 6T acquistate prima di maggio 2017, l'adattatore non è compatibile con il connettore, scusate, non è compatibile direttamente con matrice 200, ma sarà disponibile un connettore. Per chi ha la Zenmi 6T, quindi vecchia, tra virgolette, ha la possibilità comunque di rimandarla a DJI per far sostituire il connettore e renderlo compatibile con il matrice 200. One more thing, that the Zenmuse XT, this version, and maybe there will be a second version sometime in the future, will not be compatible with Inspire 2. So if you buy an Inspire 2 to use thermal, it will not work. Okay. It will have to be with the M series, M200, M600. Ok, ci sarà una nuova versione della Zenmi 6T che sarà dedicata alla matrice 200 e alla matrice 600. Quindi non sarà più compatibile anche con l'Inspire 2. Ok. Somebody asked for the RTK system. Well, honestly, I'm not an expert on the RTK and control points. But obviously, you can still use ground control points if you're using an RTK system to do correction on your coordinates. That's still possible. I'm just saying that the data from the RTK will be included in the files, the pictures, if that makes sense. Okay, sì. Bart, per rispondere a Simone, confermava che i dati delle immagini sono comunque registrati, archiviati. Scusate, i dati della posizione sono comunque registrati e archiviati nei file delle immagini, e comunque per il posizionamento può utilizzare la GeoStation Pro per le informazioni sul posizionamento, perché comunque è possibile installare un iPad su questi dispositivi. Non l'ho detto, ma la versione 210 viene già fornita con un Crystal Sky, se vi può interessare. Ok, Bart. Question on the high voltage situation. So to avoid interference, the RTK, the DJI M210 RTK would be the most suitable. They did some testing in China and that worked quite well. So, ok. Per rispondere a Mauro, sull'high voltage situation, quindi delle situazioni in cui c'è un'alta tensione, ok? La configurazione migliore è il modello 210 RTK, perché hanno fatto dei test in Cina e è soggetto a minori interferenze quindi a un miglior risultato finale. Okay. There is another question again on the Zenmuse XT. So if you have an old Zenmuse XT and you want to use it on an M200, you need an adapter. One second, I will get it. I have one here. One second. Ok, ha detto Bart, ne ha una per farci vedere. Comunque dice che chi ha la vecchia Zenmuse XT è un adattatore. It's going to be easier to explain. It's going to be easier to explain. So this is Zenmuse XT. Okay. This fits on the Inspire 1. It's an Inspire 1 connector. If you want to use it on the M200, you need this. Okay, so this is like a small adapter that you put here on the unit, and then you can connect it on an M200.
That does not mean that once you do this, you cannot use it anymore on the Inspire 1. Of course, you can take it off and use it back on the Inspire 1. It's fine. Ok, vi ho fatto vedere l'adattatore e ha detto ovviamente che basta rimuovere la gimbal dalla matrice 200 e il relativo adattatore per ricollegarla all'Inspire 1. Ok. Yeah, I think... Yeah, that's... Sì. That should be it. L'adattatore sarà disponibile più avanti per rispondere a Luca. L'ho detto prima Bart. About the enclosure IP43, I've learned that there is no possibility for me that it can fly with light. Yes, it can fly with light rain. No problem. We did a demonstration this week in England, the UK, and it was raining a lot and it was windy and it was fine. No problem. The only thing you have to remember is that there is no problem with rain, but the X4S and X5S not in the rain. So that is not IP rated. For the Z30, it's fine, no problem. Ok, fa notare Bart che la protezione IP43 è per il matrice 200 e che a seguito di test che hanno fatto è risultato protetto da dalla pioggia. Per chi non lo sapesse, la protezione IP43 indica che è protetto da schizzi d'acqua da più 60 o meno 60 gradi, ok? Quindi non solo verticali da sopra, ma anche leggermente inclinati. E faceva notare però che la X4S e l'X5S non sono IP43, mentre la 030 non ha problemi. Okay. Christian Sesto had a question. The XT is not compatible with Inspire 2. Never. Ok, la XT non può essere installata sull'Inspire 2. L'Inspire 2 questo lo aggiungo io, è una piattaforma per la cinematografia. Ok. Ok. Ok, so I had some explanations. Posso anche per iscritto, Bart. Also, the next version of the XT will also not be compatible with Inspire 2. We are doing this because we want to separate industrial applications and commercial app, like video. Esatto, quello che vi dicevo un attimo fa. L'Inspire 2, cioè se il matrice 200 ha aperto il ramo dell'industriale, l'Inspire 2 ha ancora più marcatamente introdotto il settore cinematografico, okay, delle videoriprese, quindi non è stata pensata la possibilità di installare l'XT su l'Inspire 2 perché non è quello il settore adatto. Ok, un'ultima domanda. I would recommend to people that if they want to use XTs or they need to do quite a bit of research, you know, and they can ask their questions to Hobby Hobby. If in case that it's not clear, and then I can speak to Flavio or Alessandro, no problem, and we will make sure that everything is clarified, that you do not have problems afterwards. Ok, thank you Bart. Ci rassicura che per qualsiasi informazione potete chiedere a noi e se per caso non conosciamo la risposta, lui sarà disponibile con noi a darci tutte le informazioni. Se volete fare le ultime domande prima che Bart ci lasci. Nessuna domanda? People are still typing. I can see. It is almost clear. Or it isn't. We don't know. Okay. Really, when first M210 delivery in Italy? There is no exact date. The first M200, that's the first that will be delivered, then M210, and first it will be delivered in China, then Europe and the US. So it depends a bit on the orders that are placed from China, the speed that we can build the product. And then how fast it will come to Europe. I'm expecting it to be late summer, like July, August.
But to be fair, it could also be September, like especially for the M210. It's better to say September and then get it in August or July rather than the other way around. So it will take some time, a few more months. Ok, Bart ha confermato la disponibilità da luglio in poi, ovviamente verrà distribuito prima in Cina e poi per il mercato europeo. Comunque, questo l'ha detto anche a noi privatamente prima, daranno priorità ai preordini, per una semplice questione di logistica, e che lui non se la sente di dire con certezza luglio perché comunque poi se c'è qualche problema non riescono a rispettare le date si rischia di slittare, quindi lui comunque adesso ha detto settembre, ma non spaventarvi, sarà una possibilità remota. E per il costo, come ha detto Bart, lo vedremo privatamente. Potete farci inviarci richiesta o una domanda e vi forniremo tutte le informazioni. What else? So, I do not have a drone with me, unfortunately. So there's a question. Avete altre domande? I asked a question about radar interference as the Matrix can also be used for search and rescue of missing. Yes. This is one of the main applications why we want to use it for search and rescue, police, fire departments. So it is quite capable of withstanding interference. There's also dual frequencies, so you can switch the frequency. Ok, adesso ha risposto a una domanda sulla possibilità di utilizzo anche in diversi ambiti, accennato alla ricerca e soccorso o al settore investigativo, per esempio, e ha riportato l'informazione della doppia frequenza che può essere utile in questi ambiti. Il carrello non si alza per rispondere a Loris, sulle batterie sono le stesse dell'Isper 2, sì. E sarà disponibile più avanti anche un modello di batteria che non è la TB50, ma la TB55, che per darvi un'idea ha 7600 mAh di capacità, quindi è quella che permette di arrivare a 40 minuti di volo con il Matrice 200. Ok? È una batteria maggiorata, un po' come la TB47 e la TB48, di cui però ancora non abbiamo informazioni sui prezzi. And I ask a question, only a last question, Bart, to you. Yeah, no problem, no problem. La matrice può essere configurata con tutte e tre gimbal. I think he is asking if we can use three gimbal at a time. No, you can't. You cannot. O solo sopra, o You can only use two gimbals down or one gimbal up. So esatto. not one down, one up, no. Only one up or two down. Or of course M200 one down. But you cannot combine up and down. Considerate che avete sempre la camera del pilota sotto, se montate la gimbal sopra. I was saying that they have also the FPV camera downward. Yeah, so and the FPV camera that is always there, but you can only have the feet of two cameras. So, if you're using dual gimbals, then and you want to switch between, for example, thermal and normal, you do not have the FPV anymore. We might so there's not enough bandwidth to send three streams of images at the same time. Okay, Bart. Thank you for your patience and your presence here today. Yeah, no problem. I think there's one more question, or Yes, he was asking if we can set up sensibility of sensors from the ground. I mean, from the DJI Pilot. Like ISO for X4S, for example. yeah, sure. The DJI, the app will be the same. So all the functionalities that you have in the normal app will be the same. You will also have the waypoints, all the planning, all these things that's also in there. So you can adjust the camera details in the app. Okay.
Penso che possiamo concludere qui il webinar. Io vi ringrazio per la disponibilità e per averci seguito. Se avrete ulteriori domande, potrete scriverci all'indirizzo che vi ha presentato Flavio, info@dgi-store.it. Saremo comunque a disposizione per maggiori informazioni sui prezzi, ulteriore compatibilità, eccetera. Ringraziamo Bart che è stato ospite qui con noi oggi da così lontano. Thank you, Bart. Yeah, no problem. Welcome. I see there's one more question somebody is asking. Oh, if you want, we can ask Yeah, later. I can answer. We need to review the Z3 for Inspire. Not sure what that means. I think that is a review of Z3 The instead, Z, not yeah. about Matrix 200. Okay. Well, if there's other questions, people can send it to you and then we can connect and I'm happy to answer Of them. course, of course. Thank you. Hey, thank you, Bart. No Bye. problem. All right. Thanks, everybody, and good luck. I hope you enjoy the product. Grazie anche a te. Buona giornata a tutti.